Tutti noi abbiamo sentito almeno una volta parlare del famoso mal d'Africa. Eppure di questo tremendo male nessuno mi ha mai saputo descrivere nulla, se non che vagamente aveva a che fare con la nostalgia. Ma questo non significa niente, perché diciamocelo, qualunque viaggio ti lascia un senso di nostalgia. Così ho deciso di andare a verificare di persona. Di tutta l'Africa ho scelto il paese più desertico di tutti, la Namibia. E che dire, non c'è molto da girarci intorno. Porca miseria. Mi stavo per mettere in un grosso guaio. Ma collochiamola questa Namibia. Allora, la Namibia sta appena sopra il Sudafrica e si affaccia sull'Oceano Atlantico. È grande 3 volte l'Italia, ma ha soltanto 2 milioni di gente. La Namibia è infatti il secondo paese al mondo con la minore densità di gente, preceduta solo dall'affollatissima Mongolia. In Mongolia non c'è tanta gente. Questa poca gente si divide in qualcosa come 12 etnie che parlano circa 13 lingue diverse, tutte riconosciute come lingue nazionali. Per mettere d'accordo un po' tutti, si parla l'inglese e, come in Inghilterra, le macchine guidano dalla parte sbagliata e le strade a volte sono belle, molte volte fanno schifo. Per comprare le cose si usano i dollari namibiani o i rand sudafricani, è uguale, non fa differenza. La capitale è Windhoek e ovviamente il nostro viaggio inizia qui, nel suo aeroporto pensato per poca gente. Dunque, questo è l'aeroporto principale della Namibia e ha 5 aerei. 1, 2, 3, 4 e 5. Uno sembra anche un aereo privato, tra l'altro. Dopo il controllo passaporti, incontrammo il nostro mentore namibiano. Spirito guida, mostrati al mondo. L'abbiamo già brandizzato. Adesso ho scoperto come fai a fare tutte queste cose. Hai visto? L'uomo che vedete al mio fianco si chiama Emanuele e nel nostro viaggio avrà i seguenti ruoli: guida, tour operator, autista, meccanico, scienziato, insegnante, castigatore di chi non sa la geologia, occhio di falco, ma anche simpaticone. Windhoek, dicevo, è la capitale della Namibia e, a parte una chiesa in stile tedesco, con scritte in tedesco e un museo a forma di caffettiera americana, non ha davvero nulla da offrire, se non un primo assaggio dell'anima commerciale tipica dell'Africa. Ma hanno incastrato, ma hanno fregato. Sono queste donne con le zinne di fuori che... E sono fregato, ora gli devo pagare. Le donne con le zinne di fuori sono Himba. Io che le ho pagate per farmi dire ciao, sono invece un imbecille. Comunque c'è da dire che l'Africa è l'anima del commercio, e se prendi una di quelle e la metti a fare la commerciale in una qualunque azienda italiana, ti fa 80.000 euro di fatturato al mese vendendo noccioline. Cioè, il centro di Windhoek è questo isolato, cioè c'è una chiesa, una macchina del caffè e le tettone che vendono i braccialetti. Ma in Namibia c'è molto molto di più. L'indomani abbandoniamo infatti questa città insignificante e ci accorgiamo subito che in Namibia si guida dritti per ore in mezzo al nulla, ma ogni tanto a bordo strada spuntano delle sorprese. A bordo strada, mentre andavamo, abbiamo visto 3 giraffe. E sono lì che ci guardano perché vogliono sapere un po' che cosa facciamo. E tu guidi così, boh, giraffe, tranquillo. Oltre alla nostra prima giraffa, passiamo il Tropico del Capricorno, con il solito cartello pensato apposta per le foto ricordo, dopodiché si prosegue verso il deserto del Kalahari, dove ci aspetta una bella passeggiata al tramonto. Il Kalahari è un grosso bacino a forma di L rovesciata che sta nell'Africa del Sud. Qui in Namibia arriva la punta della L, che coincide con il deserto del Kalahari, che è questo posto che mi circonda. Lo so che non sembra un deserto perché è pieno d'erba, alberi e quant'altro, ma la realtà è che qui non piove praticamente mai, e il motivo per cui cresce vegetazione è semplicemente perché ci sono delle falde acquifere sotterranee. Una cosa che non tutti sanno dell'Africa è che una volta appariva più o meno così. I punti in cui il ghiaccio era più spesso hanno fatto abbassare la terra, creando i 3 bacini più grandi d'Africa, ovvero il Congo, il Chad e appunto il Kalahari. Qui comunque il terreno dove sto camminando è completamente fatto di sabbia, però ci crescono gli alberi. Il tramonto in Africa è qualcosa che è difficile descrivere, sicuramente un'occasione ideale per spiegare ai ragazzi come scattare una foto così, ma soprattutto un momento dove il famigerato caldo africano cala la maschera. Appena il sole tocca l'orizzonte, cioè la temperatura scenderà di 4 gradi. Sì, no, ma la cosa bella è che da qua in giù fa come da qui in su si sta bene. Oggi c'erano 28 gradi, stasera arriverà? La temperatura si scende anche, secondo me anche sotto lo zero. Però. Accidenti, stasera si fa sotto zero. Yahoo!
Ma non faceva caldo in Africa? Stessa cosa che ho detto a mia madre quando ho detto: mamma, vado in Africa al caldo, te, sono andato giù a giugno. Prossima volta che al telegiornale dicono arriva un'ondata di caldo africano, io metto, tiro fuori il piumino. Il bello del deserto è che quando il sole cala, in realtà lo spettacolo è appena cominciato. Stasera c'è una stellata che è qualcosa di incredibile. Ho buttato un occhio al cielo e veramente mi ha preso un tuffo al cuore, perché sembra davvero di toccarle le stelle. C'è la Via Lattea che splende brutalmente in mezzo al cielo. Adesso usciamo con i ragazzi per fare un po' di foto alle stelle e seguire il movimento della Via Lattea verso ovest, dove tramonterà intorno alle 3 di notte, la speranza di riuscire a fotografarne l'arco. Ora, con la telecamera le stelle non si vedono, per cui vi faccio vedere le foto, che è meglio. Ora, io di stelle, amici miei, ne ho viste tante, ma mai come in quella sera. Anche di autoscatti ne ho visti tanti, ma questo sinceramente li batte tutti a mani basse. E non pensate che ci sia tutto questo Photoshop dietro, le stelle in Namibia fanno sul serio. Il giorno successivo era in programma l'attività tipica della Namibia, ovvero andare da un deserto a un altro deserto, passando per il deserto. Allora, oggi giornata di trasferimento, stiamo andando dal deserto del Kalahari al deserto del Namib. Buono il deserto vero, no? Così dicono. No. Siete prima, invece di portare in un deserto c'erano le piante. E ci siamo fermati a fare pranzo in un posticino carino dove c'erano un gruppo di ragazzini col demone dell'arte dentro. Scatenate. Perché te ricordi il bimbo che facevamo Michael Jackson? Quello era il numero uno. E poi c'erano anche quelli che facevano i cori con i bonghi e... Sono bravissimi. André, ti do $400 namibiani, se vai lì e li canti, canta là con sti bonghi, non si... Si è venduto per $400 namibiani. Nei pressi del passo del non mi ricordo come si chiama, il paesaggio inizia a farsi più interessante e con esso la vegetazione che ci ricorda che l'Africa è un posto selvaggio che non va mai preso con superficialità. Quelle tenerissime piante gialle che sembrano dei cactus da tenersi, sai, sul davanzale per fare figura. Il c***o sono velenosissime, basta che il liquidino che è contenuto dentro ti tocchi le mucose, muore all'istante, tant'è che i bushimani le utilizzavano per farci le frecce avvelenate. Ma a parte questo, procedendo verso il deserto del Namib, la Namibia pian piano si concedeva ai nostri cuori sotto forma di altre giraffe, qualche zebra e soprattutto il nostro primo orice, l'animale simbolo della Namibia. Il tempo di godersi il tramonto con l'illusione che il sole fosse diventato all'improvviso enorme e poi nulla più. Quella sera si andava a nanna presto. Tra l'altro, cioè, sti loggi sono una figata pazzesca. Nel pieno del deserto, guarda. Arrimento! Si sta lavando i denti. Bravo. Lavatevi i denti prima di andare a dormire. Siamo alle porte del deserto del Namib, sono le 10 di sera, stiamo già andando a nanna perché domani la sveglia è alle 4. Passeremo tutta la mattinata nelle dune rosse del deserto del Namib, sarà una giornata molto particolare. Nonostante la levataccia, mi sentivo pieno di energie. Senza timore alcuno, 5 del mattino, carichi. Beh, andiamo nel deserto. Oggi è una giornata un po' speciale, che non si aspetta ieri o domani, oggi è una giornata più bella. No, è banalissima oggi. No, secondo me oggi è una giornata più bella delle altre. Di lì a poco ci saremmo trovati letteralmente ai cancelli del deserto. Allora, quello è il cancello che segna l'ingresso del deserto del Namib, che viene chiuso perché è un parco naturale, riserva protetta. Queste sono tutte le macchine che fanno la coda per entrare. Sono le 6:30 del mattino. La rivincita dei poveri, quella ha provato a far il figo, no, vai in coda, indico, anche sotto. Vai in coda, sì. Mangia la polvere di fiocco, vai. Adesso ti investe. Carmageddon Namib verse. Sì, ecco, una cosa che non potete capire dal video è che c'è un'umidità pari al meno 90%, nel senso che l'acqua del corpo ti esce. Lì ci sono le nuvole, quelle sono la tua umidità che si è trasformata in nuvole. Sì, le nuvole le crea la gente, sono i turisti che vengono qui per creare nuvole con la loro evaporazione corporea. Il deserto del Namib è nel mio naso, guarda. Sì, anche nel mio stomaco. Ci ho fatto colazione. Esatto. No, che simpatico. Noi siamo i numeri 11.
Ora, Manu, non vorrei sembrarti uno di quelli un po' insistenti, ma visto che sta salendo quel disco giallo colorato... ma ho già chiamato... No, però effettivamente, cioè, hanno veramente esagerato adesso, perché il sole... Noi dovevamo già essere dentro quando il sole... Ce l'abbiamo? Guarda lì. Eccolo. Buongiorno, Namibia! Non è che possiamo sfondare nulla, se no... Possiamo fare un... Ci avete rotto lo sprimbo. Ora, adesso che siamo qua in coda del deserto, voglio che ciascuno di voi mi dica un motivo per cui oggi è una giornata speciale. Perché stanno prendendo i cancelli tardi. Che peroni! Non dire. La colazione. Lei è un'infiltrata. Uccidetela. Senza parole. Tu, Ezio? I peperoni. Vince Ezio per il momento. Adesso voglio a voi due un motivo per cui oggi è un giorno speciale. Perché fa freddo. Perché è un giorno speciale oggi. Dopo aver atteso l'apertura dei cancelli manco fossimo al concerto di Springsteen, finalmente le mitologiche dune rosse del Namib erano sempre più a portata di mano, inclusa la celebre Duna 45, che per qualche motivo tutti vogliono scalare. La strada termina poi nel cuore di Sossusvlei. Questo posto si chiama Sossusvlei ed è la parte viva del deserto del Namib. Viva perché in mezzo a tutto questo quintale di dune rosse ci sono alberi, animali e forme di vita. E questo perché durante la stagione delle piogge si forma un fiume che arriva fino a qua e termina dentro due laghi molto famosi che sono Sossusvlei e Deathvlei. Un enorme fuoristrada del parco nazionale ci porta a due passi da uno dei luoghi più incredibili del mondo, nonché icona indiscussa dei paesaggi in Namibia. Sto parlando di Deathvlei. Deathvlei significa lago morto e una volta il fiume Tsaukhap passava di qua, per questo c'erano tutti questi alberi. Su questo luogo non c'è molto da dire. Il contrasto tra bianco, blu e rosso lascia letteralmente senza fiato e anche il caldo micidiale, principale responsabile della mummificazione di questi alberi, oltre alla duna che circa 700 anni fa ostruì il passaggio alla poca acqua che li teneva in vita. È un posto surreale, sembra di essere in un luogo dove le regole della natura all'improvviso cessano di valere. È davvero un posto unico al mondo. Ovviamente Deathvlei richiama la maggior parte dei turisti che mettono piedi in Namibia, ma per chi vuole sperimentare un posto simile nella sacra quiete del deserto, quest'area ha ancora qualcosa da offrire. Se avete la fortuna di avere un tipo di guida, andate in un posto che il cui nome è un programma e che si chiama Deathvlei, ovvero il lago nascosto, e in teoria dovrebbe stare esattamente dietro questo piccolo. No, vabbè. Chiariamo una cosa, io non è che ce l'abbia con i turisti, perché sono uno di loro e sarebbe ipocrita, ma le attrazioni di massa tendono purtroppo a derubarti di quel sentirsi un po' esploratori in una natura così estrema e minacciosa. E se ancora ve lo state chiedendo, no, non è solo per questo che oggi è un giorno speciale. Dopo la rituale foto di gruppo, era ora di fare outing con i Tiozzo Boys. È un giorno speciale oggi, ve lo dicevo io. È il tuo compleanno. Ah no, ci sei arrivato adesso. Cassa comune. Beh, posso dirti la verità, ho passato compleanni peggiori però. Io non sono mai stato abituato a grandi festeggiamenti per il compleanno, quindi una birra me la faccio andare più che bene. Viva, viva, viva! Perché vedete, essendo nato ad agosto, fin da piccolo al mio compleanno tutti i miei amici erano in vacanza, così non ci ho mai dato troppo peso, né ho mai ricevuto troppi regali, ma il giorno successivo, dopo qualche centinaio di chilometri sulle solite strade sterrate in un paesaggio che meglio di ogni altra cosa descrive il nulla, dopo aver attraversato paesaggi increspati dalle rocce o vellutati da eroici fiori gialli non curanti della siccità, dopo aver passato Solitaire e le sue famose macchine vintage abbandonate, e dopo l'ennesima foto ricordo al Tropico del Capricorno in compagnia di zebre e gnu, Spirito Guida richiamava la mia attenzione. Spirito Guida mi suggerisce di accendere la telecamera e non so davvero il perché, quindi stupiscimi. Tu pensavi di averci fregato, ma il giorno speciale non era ieri, il giorno speciale è oggi. Perché tu, da bastardo, ci hai fatto sapere che era il tuo compleanno in mezzo al nulla, senza niente da poter organizzare. E appunto. Ieri ti abbiamo organizzato una torta, una fetta di torta che aveva queste dimensioni, con una candelina sopra. Però era,
era molto tristissima. Buona, ma era molto buona. Allora, il gruppo Stefano Chiozzo .com ha deciso di farti come regalo il quad bike sulle dune. E quindi. Vero, è vero. Non sto scherzando. Gira, gira la telecamera. Ma non la mette a fuoco perché non tanto. Tanti auguri a te, Stefano Chiozzo, tanti auguri a te. E volevamo vedere la tua faccia, dai. Imbarazzatissima. In realtà tu rimani a terra e vedi noi andare in giro per le dune. Infatti, quella è bella, però mi almeno. Esatto. Ok, mi hanno fatto un bellissimo scherzo. Mi imbarazzo tantissimo queste cose qua. Va bene che ieri mi sono ustionato nel deserto, sennò quest'ora, guardalo lì com'è rosso, almeno la scusa. A quel punto, smaltito l'imbarazzo e apprese due nozioni base sulla guida di un quad sulla sabbia, c'era solamente una cosa da fare. Godere vergognosamente. Ragazzi, cioè non so voi, io mi sto un po' rompendo le balle, ma... No, visto che là c'è il mare, no? Un lettino, uno sdraio. Ma a me dispiace perché è una cosa organizzata così, non... Pensavo fosse molto meglio, onestamente. Si prende quel che si può, eh. Dopo aver sgasato come dei tamarri sulle dune, manco fossimo al GP di Catalogna, giungeva l'immancabile momento zen. Qua è qualcosa di pazzesco, cioè... Adesso il tizio ha fatto una sosta. Tanto non serve che dica nulla, si capisce anche dal filmato, secondo me. L'unica cosa che non si capisce è che giù, di là, c'è l'Oceano Atlantico. Perché questo deserto finisce direttamente nell'Oceano Atlantico, ma lo vediamo domani a Walvis Bay. Ecco, tutta questa cosa bellissima, però, ha un oscuro retroscena. Le cuffiette. Sono molto carine. Le cuffiette, carino, signori miei, le cuffiette. Una triste verità, però, va raccontata. Non fosse per la cuffietta ti direi guarda. Ma a un certo punto chi se ne frega dello zen, era nuovamente ora di sfrecciare tra le dune con il vento sulla pelle a tatuarmi addosso il ricordo di una delle esperienze più belle di tutta la mia vita. Io di cose fighe ne ho fatte, ma questa porca di quella va. Grazie. A dove li ho trovati questi? La prossima tappa sarebbe stata la città di Swakopmund, avvolta quasi sempre da una nebbia spettrale, perché qui si scontrano le correnti fredde dell'oceano con quelle calde del deserto. Swakopmund è umidissima rispetto al resto della Namibia. Questa è la nostra stanza d'albergo al mattino. C'è acqua che gronda dai vetri, da quanto è umido. Piccola curiosità, Swakopmund è stata chiamata così dai tedeschi in quanto era la foce, Mund, di un fiume che la gente del posto chiamava Swakop. Mund in tedesco significa anche bocca, ma i tedeschi ignoravano che Swakop indicava tutti gli escrementi di animale portati a valle dal fiume che ristagnavano nei periodi di secca. Swakopmund significa quindi bocca di merda. Non fidandoci del nome sinistro, abbandoniamo la città alla volta di Walvis Bay, dove ci aspettava una giornata indimenticabile divisa in due parti. Al mattino, gita in catamarano alla ricerca delle otarie, anche se qui, spesso, sono loro che cercano te. Porca Eva! Sei venuto a fare colazione, lo zio? A parte qualche prima donna, le otarie stanno per lo più in questa grande colonia. Tutto molto bello. Una cosa che fortunatamente non si vede, non si sente perlomeno, è che c'è una puzza. C'è un odore che veramente fa vomitare, però è bellissimo. Prima di arrivare qui, era bellissimo notare come la nostra barca fosse al centro dell'attenzione delle creature del mare e del cielo, attirate da qualche facile pesciolino. Come va? Lavoro, tutto bene? Casa? Lo so, è un momento difficile. C'è una brutta crisi in giro. Capite bene che in un contesto simile montarsi la testa è davvero un attimo. San Andrea, hai visto che ti ha portato il papi? Grazie papi. Hai visto? Grazie. Barchetta, ostrica, champagne, sei in pole position. CC e via. Oh.
Dopo aver consumato uno struggente addio con l'ultima delle otarie, tocca scendere. Non so, quando uno si diverte è così, cioè. Però bisogna capire, accettare. Ah, bella. Ci sembrava una buona idea passare a salutare quei due o tre fenicotteri che passano il tempo sul lungomare di Walvis Bay, ma ancora non sapevamo che di lì a poco avremmo visto il lungomare più bello di tutta la nostra vita. Dentro quel sacchetto lui ha una calamita, lui la passa sulla sabbia e magic, tira fuori il ferro. La prova di tutto ciò è che se io me la metto sulla mano e lui fa la mossa di mettermi la calamita sotto, si muove come se fosse in muschio. La giornata prosegue verso Sandwich Harbor, un tratto di costa dove le dune del Namib si sposano con l'oceano, creando un paesaggio che nessun aggettivo al mondo sarebbe in grado di descrivere adeguatamente. Il nostro fuoristrada procede indomito nel sottile spazio tra le onde e le dune, concedendoci una sosta per soddisfare la voglia di scalare quei giganti di sabbia. Vai André, segui la lezione di John sulle dune dell'Oman. Quattro mani, Ismail Kechu. Mortale, ma... ne vale abbastanza la pena. Oltre al panorama a casca mascella, ricordate sempre che la cosa bella di scalare le dune è che poi si scende. Per poi continuare fino alla Sandwich Bay, un posto che mi ha letteralmente sfondato il cuore. È uno dei posti veramente più belli che abbia mai visto, ma tanto è inutile che ve lo descrivo perché, cioè, se non sei qui non lo puoi capire quanto ti dà. Giuro, stare qua per dei mesi. Preso dall'emozione trasmessa da quel posto, ho scritto un piccolo poema su Facebook perché un domani potessi ricordarmi quanto fosse forte l'emozione di vedere una simile meraviglia. Ma che ci crediate o no, la giornata non era ancora finita perché sulla via del ritorno, Herman ha scelto di deviare dal percorso standard. Temo che abbiamo preso l'indicazione sbagliata. La tangenziale non era di là. Giusto per aggiungere quel pizzico di adrenalina alla giornata, da alternarsi con la sosta meditativa che non può mai mancare quando ti aggiri per il deserto. Se ci fai caso, c'è solo un rumore. Quello del mare. Insomma, ormai l'avete capito, la Namibia è un contrasto costante e forse Sandwich Harbor, dove il deserto si getta tra le braccia dell'oceano, è il posto che descrive meglio questo aspetto. Il tramonto lungo la via del ritorno è il classico momento dove si metabolizzano le infinite emozioni di una giornata indimenticabile, ma la mia attenzione viene attirata da questa recinzione di filo spinato. Perché dovete sapere che una volta questo era un confine di stato. Ma a proposito, ma voi la conoscete la storia della Namibia? Quindi mi stai dicendo che io sono più vecchio della Namibia? Esatto, quando tu sei nato la Namibia non esisteva. Ma in sintesi la storia di questo paese? Questa è una cosa che fa al di là delle mie competenze, qui c'è bisogno di qualcuno che le sa veramente, qualcuno di... Ma proprio lui? O scienziato. Signore e signori, è proprio lui a raccontarci la storia della Namibia. O scienziato. Ma se non ci fossi io con i miei pennarellini, ragazzi. Andiamo, dai. 1884, dalla Germania con furore Adolf Lüderitz fonda la città di Lüderitz. Accidenti, la fantasia! L'attuale Namibia diventa quindi una colonia tedesca chiamata Africa Sud-Occidentale. 1904, i tedeschi si espandono in Namibia sterminando la popolazione Herero. 1914, i tedeschi spendono tutti i soldi per la prima guerra mondiale e si dimenticano della loro colonia. Pertanto nel 1915 il Sudafrica la invade e occupa Windhoek. 1919, la Germania perde la guerra e il Trattato di Versailles affida l'Africa sud-occidentale al Sudafrica. 1948, il Sudafrica istituisce il famigerato apartheid e sfrutta la Namibia in maniera barbara e questa cosa inizia a non piacere all'ONU e soprattutto ai poveri namibiani. 1960, il crescente desiderio di indipendenza fa nascere la South West Africa People Organization, conosciuta come SWAPO, sotto la guida di Sam Nujoma. 1972, l'ONU dichiara illegittimo il dominio del Sudafrica e prende le parti della SWAPO. Negli anni 80 il conflitto continua senza sosta, vedendo da una parte la SWAPO e l'Angola sostenuti da Cuba e quindi dall'Unione Sovietica e dall'altro lato il Sudafrica dell'apartheid sostenuto dagli Stati Uniti che volevano contenere l'influenza dell'Unione Sovietica. Anche in Namibia esiste quindi la Guerra Fredda.
21 marzo 1990, la Namibia è ufficialmente proclamata indipendente, con presidente Sam Nujoma. Ciononostante, al Sudafrica rimane l'enclave di Walvis Bay. 1994, finalmente anche Walvis Bay passa alla Namibia, appena pochi giorni prima dell'elezione di Nelson Mandela in Sudafrica a segnare la fine dell'apartheid. Tornando al nostro viaggio, ci dirigiamo verso nord, avvolti nella nebbia della Skeleton Coast, nebbia che tra le altre cose è una delle cause del nome sinistro di questo tratto di costa. A largo della costa della Namibia, i fondali sono spesso bassi e con scogli appuntiti, poi le correnti del mare e i venti tendono a spingere verso la costa, in più spesso e volentieri c'è un sacco di nebbia, per cui basta il minimo sbaglio e una nave tende a naufragare. Di conseguenza tutta la costa della Namibia è chiamata Skeleton Coast, ovvero costa degli scheletri, perché è costellata di relitti, ma non solo. Ci sono anche scheletri umani, perché ovviamente il marinaio che sopravvive al naufragio arriva qui e si trova davanti 120 km di deserto, per cui fondamentalmente le possibilità di sopravvivenza non sono tante. Per poi arrivare a Cape Cross, dove c'è una delle colonie di otarie più grandi al mondo. Ecco, questa sembra una cosa bellissima, ma ci sono due lati oscuri che vanno raccontati. Il primo è di natura sensoriale. Siamo stati diffidati dal fatto che sembra che ci sia una puzza insostenibile, al punto che Manu ha parcheggiato il pullman contro vento e ha detto: guai a voi se ci mettete più di un secondo ad aprire la porta. Lui si è già premunito. E mo vediamo. 3, 2, 1, vai. 3, via. Vai. Porca puttana! Che schifo! Vai, che tu prendi, vedi che ti cambia la vita, eh? Sparmi sotto il naso così, vai. Ormai sei diventato dipendente. Il secondo, di natura morale. Fino a una decina d'anni fa, la colonia di Cape Cross contava circa 250.000 otarie e si estendeva a perdita d'occhio lungo la spiaggia, non se ne vedeva realmente la fine. Poi però il governo namibiano ha iniziato una mattanza sistematica quotidiana delle otarie, perché è un grande business, in quanto dell'otaria non si butta via niente. Una volta perso completamente l'uso delle narici, ci dirigiamo verso il Damaraland, in particolare verso le montagne del Brandenburg, dove in teoria ci aspettavano delle noiose pitture rupestri, ma in realtà questo viaggio di crescenti emozioni ci stava riservando l'ennesima sorpresa. In teoria dovevamo venire qua per andare a vedere una pittura rupestre molto famosa, che è la White Lady, che in realtà oggi capitiamo in un giorno in cui sono stati avvistati degli elefanti del deserto qua. È una evenienza rarissima, qui ci sono le impronte e di fatto la pittura rupestre, con tutto il rispetto, la mettiamo un attimino da parte. Qualche segnale incoraggiante ci invitava a proseguire. Si trovano montagne di prodotto interno lordo di elefante sempre più fresche, quindi sono vicini. Fino a quando? Laggiù ci sono 4 elefanti del deserto. Sono a 30 metri da noi. Avvistare 4 elefanti del deserto qui è un fatto piuttosto raro, ma ciò che conta di più è che un contatto così ravvicinato con questi meravigliosi giganti vegani ha smosso altre corde nel profondo del nostro animo da viaggiatori. Era il cuore pulsante di madre natura che sfondava le ultime resistenze della nostra mente da occidentali, e a quel punto ormai era fatta. Ci sentivamo totalmente africani. Andrea aveva ormai il demone del ritmo nel sangue. Quanto a me. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Insomma, eravamo pronti ad una vera e propria indigestione d'Africa. Destinazione, Parco Etosha. Arriviamo a Etosha in tempo per fare già un primo giro del parco alla ricerca di qualche creatura esotica che non tarda a farsi vedere. Il parco Etosha è uno dei principali parchi naturali di tutta l'Africa, è un parco enorme, è grosso più o meno come il Piemonte, ci sono tantissimi cancelli d'ingresso, questo è quello vicino a Okakweyo. In Etosha si può andare sia da soli che con una guida, ma in tutti i casi bisogna seguire alcune regole ben precise. Regole base dell'Etosha: non si esce dalle strade, non si superano i 60 km all'ora, non si usano droni, non si scende dal veicolo per nessun motivo e soprattutto, se vedi un animale, non fare casino. Zitto e goditi lo spettacolo.
Da bravi ragazzi quali siamo, rispettiamo le regole e ci portiamo a casa l'avvistamento di giraffe, struzzi maschi e struzzi femmina, impala che pisce in libertà, culo di elefante e zebre appalate, ma soprattutto un paio di belle sorprese. L'elefante che stava a pochi metri da noi non solo era molto vicino, ma mostrava anche quella specie di pianto dalle ghiandole temporali che in realtà è una secrezione di testosterone durante il calore degli elefanti. Attenzione, un elefante in questo stato tende ad essere piuttosto aggressivo e vi sarà anche facile capire il perché. Ma la vera sorpresa dal mondo dei giganti vegani arriva sorprendentemente a pochi passi dall'uscita del parco. C'è una mandria di elefanti, ci sono femmine e piccoli. E stanno per attraversarci la strada. Uno spettacolo del genere varrebbe di per sé un viaggio in Namibia, ma ormai eravamo completamente viziati e volevamo ancora di più. Oh, figo tutto, però Marco manca il felino qua, Qua ci manca il felino. C'hai ragione. Basta, domani sveglia alle 5. Metti la sveglia alle 5. Subito. Dai, 5:30. 5:30, va bene. Parte così una nuova giornata dedicata ad Etosha, alla ricerca degli avvistamenti più rari. Allora raga, sala scommessa Etosha. Lo Springbok è quotato 1-1, cioè non ve lo pagano. Giraffa 1-1.5. Abbiamo già vinto. Felino generale 1-2. E siamo spacciati. Ghepardo 1-50. Leone 1-30. Quanto mi dai? 1,55. Non te la rischi tanto, Percorrendo le bianche strade di Etosha, ci imbattiamo prima in un bello sciacallo, poi in un orice durante la sua bevuta mattutina, zebre, ancora zebre e tante zebre che si aggirano intorno a una pozza insieme a una quintalata di gnu. A un certo punto però veniamo attirati da un punto dove diverse macchine erano ferme da un pezzo senza vedere nulla. E sapete perché? Perché in mezzo al nulla c'erano questi signori qua. Ora ci sono tre leonesse che stanno vagando di là. Una di queste ha la bocca sporca di sangue, deve aver appena fatto colazione, penso. E comunque Andrea sei un cretino, perché se ci spendevi più di 1,50 era quotato tantissimo il leone, Andrea. Un maschio. Questo era un over, tre leoni, quindi... Un piccolo suggerimento ai viaggiatori. Voi lo vedete il leone? No, ve lo dico io, è qua. Ma potrebbe anche essere qui, o anche qui, o ancora qui. Questo è il motivo per cui a Etosha è assolutamente vietato scendere dalla macchina, perché anche se tu non vedi loro, sappi che loro vedono benissimo te. Per la serie Avvistamenti Fortunati, notiamo questa gazza che non sembra avere paura dei serpenti, zebre che si fanno un sacco di coccole e una famiglia allargata di elefanti intorno a una pozza dove si era appostato persino un rarissimo rinoceronte. A questo punto vi spiego un attimo come funziona la tattica per vedere più animali possibile durante un safari ad Etosha. Funziona un po' come cercare parcheggio il sabato sera a Torino. Dopo un po' che giri non è che c'è una logica precisa. Segui l'istinto, dici, boh, adesso gira a destra, adesso gira a sinistra. E all'improvviso, pam, meno te l'aspetti, giraffa, zebra, orice, antilope, impala. E in tutto questo ci sono dei punti dove è un po' più facile, che sono i parcheggi multipiano e che sono le pozze d'acqua artificiali dove tutti gli animali, cascasse il mondo, durante il giorno devono passare, no? Quindi tu o ti metti lì e ti apposti alle pozze e aspetti, oppure giri, giri, giri. Ti hai visto? Niente. Niente, hai visto? Era... Pensavo fosse un parcheggio vuoto. Invece era il classico passo carraio. Seguendo quindi questo approccio assolutamente scientifico, troviamo un altro elefante a due passi da noi, un gran bel leoncino tranquillo e beato all'ombra di un albero e incredibilmente ancora un rinoceronte, una delle specie più a rischio di tutta l'Africa del Sud. Il governo tende a proteggere la specie offrendo una taglia sui cacciatori, cioè se tu becchi uno che sta facendo del male a un rinoceronte e ne porti le prove, vieni premiato con $1,000,000 namibiani, che sono circa 65.000 euro. Salutiamo quindi Etosha con due giraffe intente nella spettacolare danza dei colli, occasione unica per una foto memorabile, inseguite da un piccolo cucciolo che muove i suoi primi passi in questo piccolo angolo di paradiso africano. Per farvi capire quanto sia grande in realtà un cucciolo di giraffa, lungo la via del ritorno verso Windhoek ci fermiamo a Omoruru, in un lodge dove appunto c'era una piccola giraffa di appena 2 settimane. Ottima occasione per un altro selfie memorabile, prima di prepararsi al gran finale del viaggio. Quale cosa inizia a sfuggirmi un po' di mano, perché nonostante io abbia organizzato questo viaggio, non so cosa accadrà oggi, perché...
quel signore lì ci ha tenuto una sorpresa. L'unica cosa che ci ha detto è: cercate di non urlare quando qualcosa accade. Quindi sto tranquillo, no. Non è che me ne perdo un paio di... Avremo più spazio in macchina quando torniamo a Vindo. Appena usciti dal recinto del lodge, ci rendiamo conto che la sorpresa erano loro, una famiglia domesticata di elefanti che non si faceva tutti sti problemi a chiederti qualcosa da mangiare. Questo è catarro di elefanti, io suppongo. Oh, un asino. Ciao. Ah, come sei peloso. Ciao. Questo lodge paradisiaco ospitava anche una serie di animali piuttosto inquietanti, come un ippopotamo, che a guardarlo fa davvero paura, e un leopardo rimasto orfano da piccolo e costretto a vivere in cattività a causa del carattere violento sviluppato. Roba che se l'ippopotamo faceva paura, lui... Beh, ve lo faccio dire da Andrea. Mi hai fatto cadere addosso. Il giro di questa enorme lodge ci porta poi a scoprire quella che era la vera sorpresa finale del viaggio, e cioè che l'ultima notte l'avremmo passata nel giardino dell'Eden. Siamo circondati da animali di ogni tipo, cioè lo struzzo qua è a un metro da me, giraffe, zebre, orici. Se vi siete mai chiesti come si sta sull'arca di Noè, io penso che si stia così, perché è roba pazzesca, c'è un rinoceronte a 80 centimetri da me. Accarezzare un rinoceronte, anche se non aveva più il corno, è il gesto epocale con cui diamo ufficialmente il nostro saluto alla Namibia. Ma quanto sei bello da 1 a 10. Il corno gliel'hanno segato per proteggerlo dai bracconieri, perché la gente saltava il recinto della farm per sparargli, solo per prendere il corno. Quindi il fatto che non abbia più il corno è una cosa per salvargli la vita. Sapete una cosa? Fu proprio quel rinoceronte mutilato a farmi riflettere su quanto sia stato prezioso questo viaggio per me e per le splendide persone che mi hanno seguito fin qua giù. Perché vedete, le infinite meraviglie naturali che possiamo vedere in Namibia sono tutt'altro che scontate. Vi ho già parlato del rischio che corrono i rinoceronti, ma secondo alcuni studi recenti, il 75% delle specie animali sono a rischio estinzione nei prossimi 30 anni. E secondo alcune stime, in appena 20 anni in tutta l'Africa potrebbero sparire del tutto gli elefanti. Ma come ce la possiamo immaginare un'Africa senza elefanti nell'anno in cui, invece che compiere 31 anni sfrecciando sulle dune di sabbia, ne compierò appena 50? Gran parte del mondo scientifico ritiene che la cosiddetta sesta estinzione di massa, che incombe su un terzo degli animali del mondo e quindi anche di Etosha, abbia tra le cause principali il riscaldamento globale, l'abuso energetico dell'industria dell'allevamento e i crimini ecologici, inclusa la caccia di Frodo. Ognuno di noi può fare qualcosa per contrastare tutto questo. Io, per esempio, dopo questo viaggio ho scelto di smettere di mangiare carne per fare la mia piccola e umile parte, e soprattutto perché non sopportavo più la contraddizione tra il senso di meraviglia che provavo a guardare queste creature e il trovarmele poi impiattate alla sera in albergo. Ma tornando alla mia domanda iniziale, ovvero che cos'è il mal d'Africa? La risposta che mi do dopo un viaggio in Namibia è che il mal d'Africa è quella malattia che ti contagia attraversando un paesaggio dove l'orizzonte è infinitamente più lontano di quello a cui sei abituato. Un paesaggio talmente vasto da farti sentire poco più che un dettaglio, ma nonostante questo, un dettaglio in grado di fare tutta la differenza del mondo, nel bene e nel male. Proprio per questo motivo, un viaggio in Namibia ti aiuta a ridefinire le tue priorità e a capire che il mondo non è al tuo servizio, ma che invece sei tu ad essere al servizio del mondo. Ecco, questo per me significa ammalarsi d'Africa. Significa essere ammalati di amore per la dimensione sconfinata del deserto e dell'oceano, ammalati di meraviglia verso le stelle che brillano nella notte e verso tutte le immense creature del cielo, del mare e della terra, e che fanno dell'Africa un luogo da sogno. Significa essere ammalati di bellezza, ammalati di pace e di silenzio, ammalati di vita e di natura, ammalati, in sintesi, di una di quelle malattie da cui mi auguro di non guarire mai. Dicendo che io sono più vecchio della Namibia. L'ultima sera si festeggia con questo meraviglia da tecnica che si chiama bambini tappatevi le orecchie blowjob, perché si beve così. Vai Andre, vai Andre, faccio vedere, vai, dai, dai, vai, vai. Dimostrazione di forza. Concentrazione.
Come le otarie. All'improvviso uno sconosciuto. Bye.